Ho qui in qualche modo una curiosa coincidenza. Due big del PD fuoriusciti, Calenda e Bersani, su questo governo la pensano in maniera diametralmente opposta. Diego Fusaro. Io ho saltato tre turni e ti No, no, ma no, ah, c'ho una dunque, domanda per Martelli. Martelli si lamenta, ma le ho preparato una una domanda, ma di di quelle quelle serie. serie, serissime. Benissimo. Fusaro. Dunque, la mia visione del mondo è agli antipodi rispetto a quella di Calenda, al quale A tuttavia proposito, riconosco La notte grande del coerenza e mondo, facciamo onestà vedere la perché copertina egli del libro di rappresenta. Vabbè, non si Fusaro. può far così, guarda. Vediamo? Grazie. La Prego. nostra è effettivamente la Eccola qua. notte del Via. mondo, in cui c'è un È per buio quello. tale che non si vede nemmeno il buio in cui siamo, e questa è la situazione in cui ci troviamo. No, dicevo che Calenda ha ragione, non si può stare Partito Democratico e 5 Stelle insieme, perché il Partito Democratico ha un'anima liberista, cosmopolita, è il partito della classe dominante, del più Europa, del più mercato, e quindi ha ragione Calenda a dire che non si può stare col 5 Stelle, che è stato il partito del no euro, del sovranismo populista, dell'opposizione rispetto alla Atlantismo con appoggio sacrosanto al Venezuela e alla Via della Seta. È evidente questo. Per questo c'è stato, e rispondo a Bersani, da cui sono altrettanto distante, per questo il 5 Stelle ha dialogato con la Lega, dando luogo a un fronte sovranista e populista che metteva al centro non destra o sinistra, ma il popolo e la sovranità nazionale. Ha ragione Cirino Pomicino a dire che bisogna governare i mercati, certo, ma per governare i mercati occorre la sovranità nazionale, occorre la sovranità popolare nello Stato e la democrazia. Per questo il globalismo mira a distruggere gli stati nazionali, per imporre, come vorrebbe il PD, non per caso, la sovranità dell'economia, la sovranità dei mercati, dello spread. E Fusaro, questo è ma il punto perché a suo fondamentale. giudizio? Per questo, Perché? e chiudo su questo tema, la destra. Dico soltanto che la destra, se Atene piange, Sparta non ride, perché la destra ora, salviniana, verrà fagocitata dal liberismo bluette in stile Santanchè o Berlusconi, cioè che vinca la sinistra fucsia o la destra bluette, vince sempre il liberismo ora. Era invece Queste rivoluzionario il nuance di giallo-verde, dal mio colore punto di molto vista, per le particolari. ragioni che ho già Vediamo. detto.